Teatro, musica, artigianato e antichi sapori per celebrare sabato e domenica scorsi all'Ospedaletto d'Alpinolo la festa della castagna del prete, uno dei simboli del ricco menù di riti e tradizioni che rivivono alle falde del Partenio. Grazie all'impegno dei giovani e al coinvolgimento degli anziani, quest'ultimi memoria storica e sentinelle di un territorio fertile di fede e folklore. Un'aiuta che non conosce soste lungo il sentiero di Montevergine, protette e guidati dall'immensa luce di Mamma Schiavona alla scoperta di un patrimonio artistico-culturale di straordinaria bellezza, dove non manca il folklore, il gusto e la passione per la cucina e i prodotti della terra. L'intensità di un viaggio senza fine, quello di Carlo Preziosi, protagonista di studi e ricerche sul fascino della tradizione popolare. Assolutamente sì, è la festa della castagna del prete, la festa di noi oggi celebriamo questo frutto, che è un frutto diciamo antichissimo, è un'antichissima lavorazione che si sviluppa alle falde del Partenio, in maniera particolare ad Ospedaletto d'Alpino, tant'è vero che siamo anche in corsa in questo 2019 per il riconoscimento come patrimonio immateriale dell'umanità. Ovviamente l'UNESCO premia quello che è l'ingegno umano quando ci dà questa certificazione di patrimonio immateriale. In fondo, in questo villaggio di gente laboriosa è stato possibile creare un metodo affinché la castagna si potesse in qualche modo conservare ed è diventata il grande cibo dei pellegrini, insieme ovviamente al torrone di quale noi siamo in qualche modo città, ecco, nonostante non siamo urbanisticamente una città, ma come potenza industriale siamo sicuramente anche la città del torrone, insieme al torrone, insieme alle frutte secche che vengono lavorate qui ad Ospedaletto, in qualche modo questo paese, questo villaggio, questo comune si candida ad essere il paese del cibo degli dei, del cibo della festa. La castagna in qualche modo, la castagna del prete è collegata a questo grandissimo atmosfera sacra che avvolge Ospedaletto e che coinvolge anche il santuario di Montevergine. E Ospedaletto in fondo è un grosso emporio sacro e festivo, nonostante come dire, le varie grandi celebrazioni che abbiamo, l'aiuta, la candelora, la festa della castagna del prete che è a cura della Proloco, la Fenice di Ospedaletto d'Alpino, si candida ad essere anch'essa un grosso evento all'interno di questo panorama dell'Irpinia. Intanto vediamo che c'è una mostra fotografica che illustra il ciclo di lavorazione della famosa castagna del prete. Esatto, perché in effetti qui stiamo parlando di un frutto che ha dei processi ancora artigianali che in fondo l'industria, anche i nostri commercianti non hanno riuscito a superare il metodo artigianale, perché in fondo questa castagna per essere tale deve essere lavorata in questo modo. Qui la vediamo adagiata a quintali su questi gradai, cosiddette rate, in questo caso qua c'è la rappresentazione di come si gira il gradaio, cioè dopo una settimana che viene affumicato, i gradai sono questi locali formati da due piani, no? Nel piano inferiore si accende un fuoco continuo che deve fare solo fumo ma non fiamma, e questa è la grande sapienza dei nostri, come dire, dei nostri makers, dei nostri stakeholders locali, fare sempre fumo, e deve quindi fumicare questa castagna che giace al secondo piano. Ovviamente dopo una settimana, 10 giorni, poi sono molto bravi. Guarda, vediamo anche il video, scusami, perché esatto, adesso esatto, alle foto, esatto, dalle foto anche questo, esatto, bel video, benissimo, qui è incredibile, qua c'è la cosiddetta carovana, sono gente locale molto forte, robusta, che è adatta a fare questo tipo di lavoro. Loro sono dei facchini che riempiono le grate, le girano, le risvuotano per i nostri commercianti. È un tracciato importante della nostra storia, ci sono questi ragazzi, queste persone, questi uomini così forti che riescono a fare questo lavoro così poderoso. Beh, intanto stiamo vedendo le immagini che esatto, scorrono, la mia curiosità intanto è anche su questo manifestino, la castagna prete, patrimonio immateriale dell'umanità. Sì, perché insieme al distretto turistico del Partenio, che è nato un paio di anni fa, abbiamo come prima azione candidato la castagna del prete come patrimonio immateriale dell'umanità, cioè abbiamo posto il territorio in uno scenario internazionale. Tra l'altro siamo stati anche
affidatari di un importantissimo finanziamento da parte della Regione Campania, che finanziava sia gli elementi già candidati e quindi già riconosciuti come patrimonio immateriale dell'umanità, come, come appunto l'arte dei pizzaioli, la dieta mediterranea, ma anche noi siamo entrati dentro l'istruttoria dell'UNESCO, per cui ci ha finanziato una ricerca, e in questo mese, tra ottobre e novembre, avremo ricercatori del Sorostro Nobel in casa che cureranno questa grossa campagna di raccolta dati intorno alla castagna del prete, per organizzare sempre meglio e puntare sempre di più, come dire, un patrimonio che deve essere in qualche modo organizzato e supportato dalla ricerca scientifica, per essere sempre più spunto all'interno di quella che è la candidatura per l'UNESCO. Intanto, cosa ti suggerisce questa immagine? Vedi che grandioso. Catturiamo le immagini del pellegrinaggio, tra l'altro sì, mamma Schiavona sì. Ci sorveglia dall'alto ed è, possiamo dire, la mamma di tutti. Assolutamente, mi permetto di dirlo, questo è un video che addirittura ho presentato quando mi sono laureato, perché ho fatto una tesi proprio sul distretto industriale di Ospedaletto, cioè la genesi religiosa, perché in qualche modo questi frutti, il fatto che Ospedaletto si sia così specializzato per alcune determinate lavorazioni di cibo, è fortemente legato all'atmosfera religiosa che infonde su di noi il santuaro di Montereggio, ovviamente mamma Schiavone. Questi sono i processi industriali di cui andiamo fieri, dei nostri imprenditori locali che riescono a fare reti lunghe, esportano questi prodotti. Poi qui ci sono una serie di pellegrini che discutevano con me di quello che per loro era comprare la castagna, perché guardate, qui il ricordo, a differenza degli altri santuari o a differenza degli altri, come dire, luoghi turistici, il ricordo non è tanto la statuetta, ovviamente certo la statuetta religiosa, sacra, sì, ma non tanto la statuetta del santuario o d'altri, come dire, oggetti, ma qui il ricordo vero è portare e ritornare a casa con i prodotti, con questi prodotti gastronomici, con la castagna del prete, con le endrite e con il torrone. Noi siamo quelli meno veterani del settore, siamo la sagra più giovane che da 5 anni, questa è la 5ª edizione, quindi ci riteniamo molto soddisfatti, perché sia con la castagna e sia con il duro lavoro, insomma, stiamo portando avanti un discorso molto ma molto qualitativo, direi. Portate avanti soprattutto la tradizione, la castagna comunque rappresenta quasi un rito al di là della bontà e del sapore del frutto. Sì, allora noi, lasciami passare il termine, la castagna del prete è nata da noi, cioè è nata ad Ospedaletto, è nata dai pellegrini, o meglio dai monaci che in passato, insomma, avevano questa necessità, o meglio crearono questa castagna perché l'avevano cotta, quindi aveva incominciato ad assumere una valenza molto importante. Allora noi stiamo cercando di riprendere le tradizioni. Ospedaletto prima aveva la famosa via del commercio, ad Ospedaletto passava per il paese, non c'era la piazza mercato attuale dove la gente andava a comprare le castagne, le nocciole o quello che sia, quindi la gente si spostava per Ospedaletto salendo a piedi a Montevergine, e quindi ogni bottega, ogni garage che all'epoca esisteva veniva usufruito come punto vendita, e anche i famosi gradai dove le castagne venivano essiccate erano al centro del paese. Allora noi stiamo cercando di riportare questa tradizione, infatti la nostra non è una sagra della castagna ma è la festa della castagna del prete, esatto. A noi piace... Tratto in un borgo molto suggestivo come quello di Ospedaletto. Sì, questo sì, insomma, si presta proprio a questa iniziativa, e noi veniamo subito dopo, ecco, l'aiuto a Montevergine, che già per tradizione e per il pellegrinaggio a Montevergine la castagna viene di sé, automaticamente il prodotto locale insieme al torrone, alle nocciole, e quindi noi cerchiamo di rivalorizzarlo nuovamente, cercando di riacquisire quel famoso marchio di castagna del prete che molti ci stanno un po' derubando, perché nei vari paesi dicono la castagna del prete, ma la vera castagna del prete è ad Ospedaletto. È originale. È originale, esatto, è quella d'occhio, esatto. Preso in castagna uno che di castagnare, di castagnole, castagnacci ne sa davvero più del diavolo, no? A iniziare da Tommasina, ti dice niente questo nome? È la maestra dei castagni di inzerte. Tommasina vendeva le inzerte di castagne al santuario di Montevergine. Sì, come infatti era un'icona. Anni e anni,
qualcosa come 60 anni a vendere sempre le stesse cose, a vendere castagne. Ma tu hai preso un po' da lei, sì? Ma io lo stesso, è di famiglia proprio. Mm-hmm. Abbiamo tutti e tre figli, tutti e tre intenditori di castagne. Mio fratello poi scomparve. Poc'anzi, lo ricordiamo. Ecco, Fernando. Poi c'è. Ci sto io che lo stesso vado vendendo a portare, mi conoscono per le castagne nella zona di Salerno. E c'è mio fratello, sei una celebrità, sì. No, e c'è mio fratello altro, Gerardo, lo stesso. Vabbè, che tutta la famiglia. E comunque ospedaletto sempre terra di castagne, no? Cioè comunque vediamo gente che è venuta a fare festa. Ma questa, a parte le castagne, l'allegria. C'è l'ospitalità. C'è la saggezza veramente di tutti, è come feste, è come tutto. Anche la Veronera questa sera a ospedaletto, viva la tradizione, viva le castagne. Viva le castagne di ospedaletto, viva tutto. Non è solo questa, ce ne sono altre disperse per il paese e facciamo tutta la stessa cosa proprio per valorizzare questo frutto di ospedaletto. Ecco. Ma si usa ancora la Veronera oppure l'avete tirata fuori per fare spettacolo, insomma? No, si usa ancora, però la tiriamo fuori ogni anno proprio per fare questo spettacolo, questo tipo di spettacolo proprio. Intanto queste paese. Sono le castagne del prete, sì? No, queste sono le calda rosse, le castagne del prete è tutta un'altra. Le castagne del prete ignorante in materia. Le trovi più giù, che sono tutto un altro trattamento, tutta un'altra cosa. Come stanno andando le castagne? Che annata è stata questa? Si parla sempre dei cinipi. Sì, quest'anno da noi forse qualcosa ci sta. Però ci ha penalizzato troppo questo cinipide. E comunque, insomma, vedo che ce n'è ancora per tutti i buongustai, n'è di castagne. Viene sempre apprezzata la calda rossa, viene sempre apprezzata la castagna, anche accompagnato da un buon bicchiere di vino. Ne siete a tre per controllare la Veronera qua, Mi vuoi presentare? C'è l'amico Walter che sta facendo la tradizionale tagliata della castagna, se no esploderebbe tutto. E poi c'è l'amico Ciro che si è dedicato alla cottura della castagna. Certo, ci vuole un'abilità anche a tagliare la castagna. Sì, perché se non la tagli bella precisa qua facciamo i fuochi d'artificio. Grazie mille. Si sta divertendo in trasferta. Serino a la patria delle castagne, ospedaletto. Benissimo, è un posto che ci vengo spesso, perché ho fatto pure l'aiuto. Quindi sono di casa qua. E richiamo della castagna. Ecco. E poi c'è mamma Schiavona, la mamma di Monteverde. La Madonna di Monteverde. È su un monte la stessa cosa. Mi state divertendo, signori. Avete provato le castagne? No, dopo ti raccomando, castagna. Ti stai divertendo a ballare anche la tarantella? Pure sì, perché io amo ballare. Qual è il ballo che ti piace di più? La tarantella montemararese. Ma pure qua vedo che comunque segui il ritmo. Sì. Carmè questa è. Lo so. Bravo, provate in castagne. Tutti ottime. Ottime. Buon ballo. Grazie. Una grande festa di questa sera. Bello, 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 dimmi la verità, veramente. Una valanga di castagne, allora, signor. Io in questo momento non ce l'ho qua, se venite in fabbrica giù da Maietta vi posso dare quelle che volete. No, ma io voglio fare l'intervista. Intervista, e che va già ricco. Come aiuta la castagna quest'anno? Com'è? Ah, castagna è troppo buona quest'anno. Buona. Ah, buona, quindi o verme l'avete hanno terminato verme, o verme se n'è andato per fatti suoi. E dove aiuta sto verme? Chi lo sa, non lo so veramente. Quindi abbiamo salvato la castagna ospedaletto, sì, signor. L'ospedaletto è stata sempre buona la castagna, la verità, non c'è stato mai verme. E come mai o verme se ne scappa? Non se ne scappa. Da qua. Non c'è stato mai. Mai. Noi lavoriamo i centenari, quindi ai castagne, però qua è verme. E la particolarità della castagna d'ospedaletto qual è, signor? La castagna del prete, qui a Fornamme facciamo morbidi dall'acqua e si vince. Ma lei che ne sa una più del diavolo, perché ha castagne ro prevede proprio? Perché nera come prevede. Questa è, signore? Sì. Questa è la tradizione, che è nera come... Nera come prevede porta coppa addosso, così sono le castagne.
Ah, quindi la castagna proprio perché è nera la castagna. La cotta è nera è che è la castagna. Niente di male. No, anzi, prete, pure se mangia i castagni. No, non si mangia. Il parroco non mangia la castagna. No, mangia solo la roba buona. Ah, e dopo pure la castagna. La castagna. La castagna è buona. Certo, prima sì, quando si andavano a raccogliere le castagne, si cantava, i culti di casa. Non abbiamo mai avuto a cogliere, la verità. Ah, voi mangiate solamente? Noi mangiamo e lavoriamo. Ah. A casa nostra, però, non è che andiamo a lavorare. Come si fanno, signori, castagna, la zuppa? Come è? No, teniamo i gradai. Una casa grande, no? Che i gradai sotto. Per una ventina di giorni si mette il fuoco sotto. Poi si girano, quelli sotto e mettono sopra. E fanno secche, poi si sciacquano con l'operaggio. Sembra castagne rupre. Sembra che poi per fare castagne rupre si inforna e si mette in dall'acqua. E invece per fare la zuppa. Come... Si fanno all'esse. Ah, ecco qua, vedi? Si mettono a cuocere, si fanno all'esse. Dopo quando sono cotte, i fagioli cotte a parte, poi si mischiano, come la pasta. Quando uno vuole la pasta, rendi i fagioli. E così sono. È facilissimo. Ma il vino ci vuole o no? Perché questa è proprio no, una. No, il vino non c'entra proprio. Ah, non ci vongo qua. No, signore. Ma venire l'acido. Noi lavoriamo in castagna, niente vino. Che fa venire, signor? Fa venire l'acido allo stomaco. Sì. Ma ti capito, il vino non ci va proprio sopra la castagna. Perché ci vuole l'acqua? Che... Ma niente proprio. Ah. Mangiare soltanto fagioli e allesse. Quelle vengono allesse. Sbucciate. Sì. E fatte cotte. Vabbè, signor, possiamo sapere il vostro nome? Sì, per te le nostre, diciamo, tutti quanti belli. E perché faccio il nome? Ma ci ho fatto l'intervista, signore, l'intervista. Com'è uno? Io mi chiamo Sabina. Sabina, detta? Maietta. No, detta, avete un soprannome, un nome di battaglia. Nome no, di... nessuno battaglia. A battaglia sono solo io. E là, la grai, che guerriera. E voi, signore? Filomena Silvestri. Che faccio? Non si è sbagliato. La Maronna è molto peggio. E io ci posso pensare di far stare bene a tutto il mondo. Perché la Maronna va a accompagnare. C'è da accompagnare per forza perché non facciamo male a nessuno. Qua fanno torrone, castagne. Una antica tradizione. E questa è antica, prima faceva la famiglia, papà, mamma. Mo fanno i ragazzi. Certo, ma ti hai mangiato parecchie qua. Oh. Ci hanno regalate stasera. Ah, sono rimaste in scorte. Guardate, mi hanno portato pure i panzerotti. Ne volete mangiare? Sono caldi. Ce li volete mangiare? Eccoli grazie, qua. Signora.